Buongiorno a tutti quanti. Oggi, dopo aver ascoltato le parole di un famoso premio Nobel che ci ha fatto capire tutti quanti che praticamente i prebarba siliconici vanno ad interagire con il sapone, quindi giustamente se ad esempio io testo un sapone avendo messo il prebarba siliconico, vado a sfalsare il test. Allora cosa ho fatto io? Siccome prima di parlare cerco di informarmi, ho chiamato un chimico del settore e ho chiesto informazioni. E giustamente mi ha spiegato che il silicone usato, sintetico in questo caso, non va a interagire in nessun modo con il sapone. Addirittura nemmeno con i componenti stessi del gel prebarba. Allora, a cosa serve? Che cos'è? Non voglio andare troppo sul tecnico perché non sono un tecnico, ma date la spiegazione, però voglio restare su una base abbastanza semplice. Il gel siliconico serve per dare quella consistenza gelosa al gel. Viene usato anche nelle creme, per non fare sì che la crema diventi troppo sfidacciosa, ma che resti con una texture che si assorba anche abbastanza subito e fa una leggera patina idrofoba. Okay, quindi non va a l'acqua non riesce a penetrare, fa un leggero strato, okay, protettivo, che tra l'altro d'inverno non è neanche male. Allora, è completamente inerte e atossico, quindi non fa niente alla pelle, né bene né male, e non va ad agire in nessun modo con il sapone perché non è un componente attivo che possa andare a cambiare la formula del sapone. Perché uso il gel prebarba? Perché io ho un pelo molto duro, spesso è duro, e quindi l'unica cosa che dà è una scorrevolezza maggiore. Allora, usando saponi di alto livello è vero, si può anche non usare, però io vi dico che il mio problema è anche che ho una pelle molto delicata, quindi se vado a prolungare il montaggio, che sarebbe la cosa più giusta da fare, quindi vado a prolungare il montaggio, vado ad ammorbidire il pelo con il sapone di qualità, non dovrebbe servirmi la scorrevolezza e l'emollienza che mi dà il prebarba. Allora perché lo faccio? Perché non per nulla, io ad esempio mi rado anche la sera. Perché mi rado la sera? Perché se idrato troppo la pelle, se metto troppe creme, se metto troppi componenti a lungo sulla pelle, la pelle mi si indebolisce e quindi la metà dopo mi diventa aggressiva sulla pelle. Stessa cosa, un periodo ho provato a usare il burro cacao, finché lo usavo mi si screpolavano le labbra, da quando non lo uso più ho avuto il problema. Quindi cos'è che faccio? In prima passata, la maggior parte delle volte, mi si aggrappa la lametta sul pelo, proprio perché ho un pelo, un bulbo molto grosso. Quindi metto il gel prebarba, non mi va a agire sul sapone, ho una maggiore scorrevolezza sempre e comunque, anche di poco ma ce l'ha, porto via la prima parte del pelo, con la prima passata porti via anche il gel prebarba, cosa succede dopo? Che tu c'hai meno barba, allora riesci a lavorare con il sapone e con la mano, riesci ad arrivare a finitura senza sentire quello strappo del pelo. Ecco il motivo per cui uso i gel prebarba. Il fatto che siano siliconici non dà nessun problema né alla pelle, a meno che uno adesso non voglia dire che è più intelligente di chi studia questi componenti, quindi è largamente usato nelle creme, in cosmetica, e non dà nessun problema proprio perché è un componente inerte. È come prendere un pezzettino come questo, anche se qua ancora peggio, ma proprio un pezzettino così, appoggiarlo qua e dopo tirarlo via. Basta, non hai fatto niente alla pelle, no. Inerte, atossico, quindi non ha nessun tipo di tossicità, non penetra nella pelle, non fa niente, resta lì, fa un piccolo strato e dopo se ne va. Nel periodo invernale per me male neanche non fa. Ecco, ho spiegato la mia. Allora, quello che dico, prima di bla 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 bla, è sempre meglio informarsi un peletto prima, perché dopo alla fine si fanno le figure dei cioccolatini. Ragazzi, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Bye bye.